Cari amici, buonasera, bentrovati sul mio canale YouTube. Mi è da poco arrivato una bella scatola da Isernia, direttamente da Goldpen, e la scatola ne contiene un'altra. Oh. Cosa sarà? Cosa sarà? Beh, se la giro lo scopriamo veramente subito. Voilà! Pelican! Gute Wagner, Hannover. Questa è la confezione speciale per edizioni speciali che la Pelican riserva con il logo del vecchio Pelicano con i quattro suoi cucciolotti. Andiamo ad aprire questa scatola che è a cassetto. Là. Al suo interno facciamo un po' di unboxing, anche se vi piace il giusto. Al suo interno troviamo una custodia con dentro la penna, un flacone di Pelican 4001 nella tinta Royal Blue di dimensione maggiorata, perché questo dovrebbe essere infatti il 62 ml. Mi sarebbe piaciuto di più il calamaio con il portapenna, a dire la verità. E spero, per favore, Pelican, tornate a quel tipo di boccetta. Istruzioni e garanzia. E, come vi dicevo, all'interno del foderino bianco andiamo a trovare la nostra penna. Ora lo metto qui, ok? Perché metto via la scatola, ovviamente, no? Si presenta molto bene, eh? Devo dire, volete fare un regalo? Qui c'è un similpelle, questo cartonato comunque lavorato veramente bene, non farà fare certamente brutta figura a voi stessi, se è per voi o comunque sia, insomma, sarà una bella presentazione per un regalo. Carina questa pochette, onestissima, un buon portapenne all'interno del quale, voilà, la protagonista di questa sera è lei, la Pelican M101N. È una riedizione di vecchie Pelican degli anni 30, del modello 101, bene appunto M101. Che fu appunto realizzato a partire dagli anni 30 dalla manifattura tedesca. Nello specifico, questa finitura grigio-blu in realtà non è mai stata prodotta e ci sono anche delle leggerissime differenze di stile, scusatemi, che vanno a caratterizzare la nuova edizione rispetto alla sua progenitrice. Ma noi non ci stiamo a soffermare su queste sottigliezze, perché la penna è veramente ben realizzata con un materiale che peraltro è autolucidante, con questo bellissimo fusto che va dal perlato al blu al nero, con tutta una serie di variazioni di colore notevoli. Consentitemi un po' di zoom. Voilà, eccolo qua. Guardate che meraviglia. Avremo la scritta Germany, e di qua Pelican, sulla parte sommitale del cappuccio con il logo stampato in alto con un pulcino, quindi è luogo moderno, ovviamente. Il fondello, che è anche il meccanismo di azionamento del sistema di alimentazione a pistone, presenta una zigrinatura. Alcuni, soprattutto in oversea, ritengono che serva per una prensione nell'uso del fondello. In realtà, secondo me, non è altro che un sistema per frenare il cappuccio quando viene calzato. Subito di colpo direi che non è
la solita Pelican, basta metterla accanto a questa che è il modello M251. per renderci conto che le differenze ci sono di stile, ovviamente, ma d'altro canto il modello antico è richiamato piuttosto bene nelle forme di questa penna. Anzi, vi dirò di più che questa clip lavora meravigliosamente bene e si innesta proprio con semplicità nel fodero piuttosto che nel taschino della giacca, e il fatto che il cappuccio sia più pronunciato sopra l'anello della clip, in realtà è veramente aiuta tantissimo a estrarre la penna dalla sua custodia o dal vostro taschino, rendendo il gesto assolutamente piacevole. Cioè, facciamo una prova, vedete? Cioè, se io questo lo tengo fermo, guardate, guardate che meraviglia. Come viene via bene, eh? Guardate invece la differenza con questa, che già innesta in modo meno semplice, però se la porto proprio in fondo devo recuperarla in un altro modo. Perciò a me piace molto come cosa, e mi piace molto anche il modello in sé per sé, perché veramente è un qualcosa che raramente si trova in giro. Questo è stato prodotto nel 2019, prima di questa edizione grigio-blu o blu-grigio. Sul mercato ne sono state immesse altre, più o meno con un modello distanziato più o meno di 2 anni dall'altro, ma dal 2019 della serie M101N non si sono ancora riviste altre edizioni. Quindi questa ha i suoi annetti, ma è una gran bella penna che peraltro presenta questo splendido pennino in oro 14 carati con il dettaglio, spero di essere a fuoco, della scritta Pelican. Aspettate che vi ci porto. Voilà. Come era nei pennini di una volta, di quel periodo lì, 14 585 14 carat. Questo qui è un pennino di taglio fine. Come sempre, chiusura a vite ottima, si sfila in un attimo, importante alimentatore in ABS con finestra per di ispezione per vedere quanto inchiostro abbiamo. Inutile celebrare la perfezione, la bellezza di tutti gli aspetti meccanici e costruttivi delle Pelican, perché sono penne di altissimo livello qualitativo, che valgono veramente il prezzo che costano. Sì, penso di sì, anche se questa di listino è abbastanza cara rispetto alle sue sorelle come la M400, 600, iniziando a essere un po' competitiva, ma vi ricordo che si tratta di un'edizione speciale. Edizione speciale per edizione speciale, da Torino invece mi è arrivato questa boccetta meravigliosa, Blue Carcadè 2023, prodotto da Ernesto Casciato. Quale abbinamento migliore? Non saprei proprio dirlo. Allora, che ne dite? La mettiamo alla prova? Bando alle ciance. Ecco qua, tiriamo fuori la nostra carta da fotocopie. Voilà. Opla. Intestiamo. Ci siamo? Sì. Allora,
che meraviglia. Guardate che meraviglia. Guardate che bella anche la variazione del tratto di questa penna. Qui abbiamo gli orizzontali che sono leggermente più fini dei verticali. Come sempre inchiostra bene, carta di fotocopie comunque sempre altamente assorbente, rebo di sinistra, rebo di destra. Sì, fa anche il reverse, ma magnifica. Questa è una penna magnifica. Ha tutte le caratteristiche della Pelican, non si scappa. Penne che scrivono benissimo, sono proprio delle opere d'arte. Pelican, signori, ve lo ridico, qualora non l'aveste ancora capito, è fra le manifatture una di quelle che preferisco, anzi, a mio avviso, se io dovessi fare una classifica, la metterei proprio al secondo posto. Sto regolando un po' lo zoom nel frattempo. Allora, ci siamo spostati sul nostro Coqua, Fabriano e Coqua, scusatemi. Allora, fantastico, 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 fantastico. Vedete, qui si è un po' più asciugato il tratto, però c'è proprio una morbidezza del pennino straordinaria. Vi ribadisco, guardate come lavora bene. Più fine orizzontale, leggermente più fine orizzontale, ma è ottima. La penna non manca il tratto a morire, ma ci mancherebbe. Non ci sono attriti, problemi di niente. Vi dicevo, inchiostro molto bene. Questo qua, a proposito, è un inchiostro ferrogallico, ma poi lo vedremo dopo. E a me piace da morire perché è proprio il migliore inchiostro come tonalità per incrociare quella di questa penna. Cosa mi rimane da dirvi di questa meraviglia? Sì, proviamo a fare la prova dell'ovale. Guardate, è una meraviglia. Lavora proprio bene. Bello, bellissimo pennino, pronto, i rebi rispondono bene, almeno a mio avviso, c'è una bella variazione del tratto, rimane comunque un pennino piacevolissimo da manovrare, come sempre, con Pelican non si sbaglia, non si sbaglia mai.
non si sbaglia veramente mai. E ora la citazione. Questo è tratto di quell'elemento umido, sempre instabile, spesso infido, ma per il momento insieme caldo e gentile, il comandante Aubrey stava dettando una lettera ufficiale al suo esultante segretario, Boadicea, in navigazione, tratto da Verso Mauritius di Patrick O'Brien. In conclusioni, questa è un'edizione speciale, costicchia un po', presenta sempre la qualità, l'affidabilità delle penne Pelican, il pennino in oro 14 carati ha un tratto sempre leggermente più abbondante rispetto a quello nominale, perciò la resa sulla carta sarà più prossima a un medio che non a un fine come sensazione, ma questo ci permette, consente di avere una scorrevolezza incredibile, una piacevolezza di scrittura notevole, una bella variabilità di tratto e un pennino che vi segue dove volete voi. Metteteci poi anche un inchiostro del genere e l'affare è fatto. Io non ho saputo resistervi, non penso che se ne troveranno ancora molte di queste penne in giro. Aspettiamo invece eventuali nuove edizioni con nuove livree. E perché no? Ci sta. La consiglio per chi ce l'ha, fatemi sapere cosa ne pensate, anche magari se è dei modelli precedenti. Una buona serata e a presto col prossimo video dove andremo ad analizzare le performance di questo splendido Blue Carcadet.